Partono i lavori alla scuola De Marchi Görbez di Servola. Con il sopralluogo di questa mattina alla presenza degli assessori Grima e D'Apretto ha avuto inizio il cantiere per l'importante intervento alla storica struttura. L'edificio, costruito nei primi dell'Ottocento ed utilizzato a partire dal 1850, è composto da tre piani, con un blocco principale in cui sono accorpate due ali edilizie trasversali poste sul retro. L'intervento di ristrutturazione riguarda tutto l'edificio, attualmente in mediocre stato e manutentivo generale. L'intervento è un intervento complessivo di ristrutturazione dell'edificio, e quindi sia strutturale, consolidamento strutturale, tutte le normative di sicurezza, antincendio, insomma una ristruzione completa, e quindi alla fine avremo un edificio completamente rinnovato e che potrà ritornare ad avere la sua funzione. Ormai è chiuso da qualche anno, il finanziamento diciamo è un finanziamento comunale perché sono soldi messi a bilancio dal comune, però gli spazi finanziari sono stati liberati grazie al decreto del fare, le scuole nuove e quel programma ministeriale del governo che liberava appunto risorse. In questo caso noi abbiamo chiesto la liberazione degli spazi finanziari per poter spendere i nostri soldi, quindi la cosa è accaduta, quindi oggi con soddisfazione direi partiamo con l'attività di ristrutturazione dell'edificio. Due i lotti di interventi, uno da 1.166.000 euro circa, partito oggi, ed un secondo ancora da appaltare entro l'anno. Costo complessivo di finanziamento 1.800.000 euro circa. Per il primo blocco di intervento sono stati stimati 270 giorni di lavoro. Servola riavrà la sua scuola, che potrà ospitare 250 bambini.